Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. In questo video vedremo quello che accadrà questa settimana, l'energia maschile e femminile collettiva. L'energia maschile la chiamo DM perché sta per Divine Masculine o Divino Maschile, mentre l'energia femminile la chiamo DF perché sta per Divine Feminine oppure Divino Femminile. Per semplificazione potete pensare che i DM siano gli uomini, le DF siano le donne, però trattandosi di energie ci possono essere delle eccezioni. Quindi ci potrebbero essere uomini che risuonano con l'energia della DF, oppure donne che risuonano con l'energia del DM. Entrambe queste energie sono comunque presenti a livello individuale, soltanto che una tende a prevalere sull'altra, quindi ci si identifica con l'energia che è prevalente. Però alcuni aspetti dell'energia non prevalente potrebbero comunque risuonare con voi. Queste letture possono essere viste in due modi, sia il rapporto tra voi e gli altri, sulla base della vostra energia prevalente, e sia il rapporto a voi stessi, perché l'energia femminile rappresenta la sfera delle emozioni, mentre l'energia maschile rappresenta la maniera con la quale si agisce. Tutte le carte che utilizzo sono riportate nella descrizione del video, direi di iniziare subito. Allora, prima di iniziare ho fatto una breve meditazione e ho visto tanti uomini, specialmente re, e sono i re del mazzo che utilizzerò per l'energia femminile. Quindi, secondo me, ci sono degli uomini durante questa settimana che sono significativi e sono rilevanti. Inoltre, ho iniziato a sentire una sorta di affanno. Quindi durante questa settimana si potrebbe sentire quel tipo di sensazione, o perché si è nervosi di incontrare qualcuno, oppure perché c'è un'ansia di qualche tipo, non lo so, però ho percepito quel tipo di sensazione. Il fatto di aver visto tutti quei re mi fa anche pensare all'energia maschile, che è l'energia che è presente dentro ciascuna persona e che ha a che fare con l'azione. Quindi durante questa settimana si potrebbe entrare di più nell'energia maschile e ci potrebbero essere molte cose che si faranno, quindi si potrebbe essere un'energia che è più produttiva. Adesso vediamo con le carte. Qual è l'energia generale per l'energia maschile durante questa settimana? Qual è l'energia generale per l'energia maschile durante questa settimana? C'è la carta di potere, c'è la carta di segreti e c'è la carta di scelte da fare. Quindi l'energia maschile potrebbe essere combattuta per quanto riguarda delle decisioni che deve prendere e a mio avviso queste decisioni sono prese in silenzio, sono cose che non vengono dette. Ci sono dei segreti quindi che l'energia maschile ha ed è invitata durante questa settimana ad entrare di più nel suo potere. C'è qualcosa che l'energia maschile vuole inoltre fare accadere. Potrebbe avere qualcosa in mente che però non viene rivelato, quindi è come se restasse un segreto. Vediamo invece per l'energia femminile. Qual è l'energia generale per le DF durante questa settimana? L'energia femminile è la carta di Samhain, che dice fine di un ciclo, interazione con gli spiriti. Questo rappresenta le date del 31 ottobre per l'emisfero del nord e 1 maggio per l'emisfero del sud, quindi mi fa pensare al segno dello scorpione e al segno del toro. Per l'energia femminile si chiude un ciclo ed è inoltre una settimana in cui potrebbe essere più semplice l'interazione con gli spiriti. Vediamo poi sul fondo del mazzo c'è la carta di un nuovo inizio o rinnovo in amore. Quindi potrebbe essere che si chiude un ciclo per aprirsene un altro che riguarda l'amore o comunque qualcosa che coinvolge a livello emotivo. Io non posso escludere anche che inizi qualcosa per poi chiudersi successivamente, per cui dobbiamo vedere con i tarocchi per avere maggiori dettagli. Adesso vediamo qual è il messaggio per questa settimana. Non ho l'oracolo degli spiriti animali con me, quindi utilizzerò questo. Qual è il messaggio per l'energia maschile durante questa settimana? Allora, c'è la carta che dice niente accade per caso. Chiediti cosa dentro di te ha manifestato quella situazione e cosa puoi imparare da essa. Osserva i segni e le sincronicità intorno a te come guida. L'affermazione positiva che i DM possono ripetere è: io ho il potere di creare la mia realtà e lo spirito animale che si potrebbe vedere è il ragno. Quindi ci sono delle cose che non accadono per caso, bisogna chiedersi che cosa dentro di sé ha manifestato quella situazione e guardare quali sono i segni intorno per avere una guida ed una maggiore comprensione. E poi c'è la carta che dice questioni del passato saliranno in superficie perché hanno bisogno di essere trattate e risolte. L'affermazione positiva che si può ripetere è: ogni cosa che accade serve alla mia evoluzione e lo spirito animale che si potrebbe vedere è lo scorpione.
Quindi ci sono delle questioni del passato che riemergeranno durante questa settimana perché devono essere trattate. Quindi ogni cosa serve all'evoluzione ed è opportuno non ignorare quelle sensazioni. Vediamo invece per l'energia femminile, qual è il messaggio per l'energia femminile durante questa settimana. Ce ne sono tanti! Anche lei ha la carta delle questioni del passato, per cui è una cosa che riguarda entrambe le energie. Abbiamo una carta che dice devi agire in maniera strategica in determinate situazioni. Se qualcuno cerca di fare il furbo con te, usa la tua astuzia per cambiare la situazione a tuo favore. L'affermazione positiva che si può ripetere è sono una persona astuta e lo spirito animale che potreste vedere è la volpe. Quindi ci potrebbe essere qualcuno che cerca di fare il furbo durante questa settimana. Bisogna essere più furbi di quella persona. Ovviamente potrebbe essere la stessa energia femminile che cerca di fare la furba, quindi insomma dipende dal caso specifico. Poi c'è la carta che dice occorre essere comprensivi nei confronti di chi si ama fedelmente e senza condizioni. L'affermazione positiva che si può ripetere è io amo e ricevo amore in maniera incondizionata e lo spirito animale che si potrebbe vedere è il cane. Quindi significa che ci potrebbero essere persone o anche animali che fanno perdere un po' la pazienza in alcuni casi, bisogna cercare di essere comprensivi, quindi bisogna portare pazienza in alcune situazioni. Questo potrebbe anche riguardare se stessi, bisogna amarsi in maniera incondizionata. Poi c'è la carta che dice: guarda il grande quadro di una situazione, non i singoli aspetti. Occorre valutare tutto nel suo insieme per avere maggiore chiarezza e fare delle scelte giuste. L'affermazione positiva che si può ripetere è per me è facile avere un'ampia prospettiva e lo spirito animale che si potrebbe vedere è la giraffa. Quindi è opportuno non focalizzarsi su certe cose, ma guardare il tutto nel suo insieme per poter prendere una decisione. Adesso vediamo che cosa accadrà all'energia maschile durante questa settimana, cosa accadrà all'energia maschile. C'è la carta dell'otto di bastoni, cosa accadrà all'energia maschile durante questa settimana. Il 7 di denari. Cosa accadrà all'energia maschile durante questa settimana? C'è la carta del 5 di coppe al contrario. Cosa, sotto vedo che c'è il cavaliere di coppe. Cosa accadrà all'energia maschile durante questa settimana? E c'è la carta del 3 di coppe. Fondo del mazzo c'è il 4 di coppe. Andiamo a chiarire subito, vediamo perché c'è l'8 di bastoni per l'energia maschile. C'è il 6 di coppe e fondo del mazzo, il 9 di denari. Perché c'è il 7 di denari per l'energia maschile? Il cavaliere di bastoni, fondo del mazzo, un altro cavaliere. Quando ci sono diversi cavalieri, sono diverse persone con le quali si ha a che fare questa settimana che sono significative e soprattutto che si potrebbero fare avanti. Vediamo perché c'è il 5 di coppe al contrario. C'è la carta dell'asso di spade al contrario, fondo del mazzo, il 9 di coppe. Perché c'è il 3 di coppe? Perché c'è il 3 di coppe per l'energia maschile? Ok, questa è in posizione orizzontale ed è il re di spade e fondo del... Ne ho prese due per sbaglio. Abbiamo la regina di denari con il mago. Allora, innanzitutto l'energia maschile durante questa settimana sta aspettando di incontrare una persona o delle persone, di uscire con loro o semplicemente di riconnettersi con loro. Si può anche trattare di una festa a cui devono partecipare. Ci sono dei DM che stanno preparando una comunicazione per poter arrivare a questa riconciliazione oppure riconnessione. Il fatto che il 5 di coppe sia al contrario mi dice che o hanno superato un dolore che era connesso ad una situazione che concerne queste persone, oppure che non hanno affatto sensi di colpa per quello che è successo in passato, se queste sono persone che già si conoscono e con le quali ci sono stati dei problemi prima. Vedo proprio il concetto di una riconnessione con alcune persone, specialmente a livello di comunicazione. Ed emerge l'energia di qualcuno che è da solo, è indipendente, si può trattare dell'energia maschile stessa, si può trattare della persona con la quale i DM comunicano, che è una persona che è molto indipendente. Inoltre ci potrebbero essere buone notizie per quanto riguarda questioni economiche oppure lavorative. Vedo anche i DM recarsi in luoghi dove sono già stati in passato e lo fanno da soli, lo fanno in questa energia che è indipendente.
I DM in effetti stanno aspettando per fare qualcosa, per entrare in movimento ed in azione. C'è passione, c'è coinvolgimento dal punto di vista emotivo, ci sono dei DM che vogliono proporre di uscire, proporre di fare qualcosa, insomma fare un gesto, nei confronti di una persona, divertirsi. Quello che emerge qui è che l'energia maschile potrebbe aver sofferto per quanto riguarda una situazione dove le cose erano poco chiare, però quello che emerge è che durante questa settimana ci si riprende, ci si libera da quel dolore, pur continuando ad avere un'assenza di chiarezza di quello che è successo. Poi non so questo a che cosa si riferisca, però ci potrebbe essere stato qualcosa che ha fatto male. E le cose erano confuse, però l'energia maschile si riprende da quella situazione. È possibile che qualcuno non abbia comunicato, inoltre abbia smesso di comunicare, però insomma vedo che l'energia maschile non sta più male, per quanto riguarda quella circostanza. Un'altra cosa che emerge è che la stessa energia maschile in passato potrebbe aver smesso di comunicare, però non ha sensi di colpa al riguardo e parlo di quelle persone che si faranno risentire e hanno smesso di comunicare in precedenza. Un'altra cosa che emerge è che ci sono energie maschili che potrebbero mentire durante questa settimana, ma non hanno affatto sensi di colpa perché quello che loro vogliono è perseguire qualcosa che desiderano. Quindi ci potrebbero essere incontri, connessioni, riconnessioni con delle persone, feste, ed emergono in particolare un segno d'aria, acquario, gemelli, bilancia e un segno di terra, capricorno, vergine oppure toro. C'è proprio voglia di fare accadere questo incontro oppure questa connessione o riconnessione con una o più persone durante questa settimana. Sotto un lato negativo ci potrebbe essere una persona che vuole far finta di essere in un certo modo quando in realtà non lo è. Adesso vediamo per l'energia femminile. Cosa accadrà all'energia femminile questa settimana? Cosa accadrà all'energia femminile durante questa settimana? C'è la carta della temperanza. Cosa accadrà all'energia femminile? C'è la carta dell'appeso, del papa, tutti arcani maggiori, quindi grandi eventi, grandi cose. Cosa accadrà all'energia femminile questa settimana? La forza, quindi un altro arcano maggiore. Fondo del mazzo c'è la carta del 2 di bastoni. Andiamo a chiarire subito, vediamo perché c'è la temperanza. Il 6 di denari, fondo del mazzo, il diavolo. Ok, vediamo perché c'è l'appeso. Perché c'è l'appeso, il 4 di coppe, l'imperatrice, fondo del mazzo, il 2 di bastoni. Perché c'è il papa? Perché c'è il papa? L'8 di spade, fondo del mazzo, la stella. Perché c'è la forza? Perché c'è la forza per l'energia femminile? Il re di spade, segno d'aria, acquario, gemelli, bilancia, fondo del mazzo, il mago. Quindi la stessa combinazione che abbiamo visto praticamente prima per l'energia maschile. Allora, per l'energia femminile durante questa settimana è molto importante ritrovare un equilibrio, perché nella sua testa potrebbe avere tante voci negative oppure delle insicurezze, quindi è opportuno ritrovare questo bilanciamento per quanto riguarda una questione. Alcune energie femminili potrebbero avere dei pensieri ossessivi riguardo qualcosa oppure qualcuno. Quindi ci pensano continuamente e hanno bisogno di ritrovare questo equilibrio. Questa è una settimana in cui l'energia femminile deve avere il coraggio di cambiare delle credenze che ha e che sono limitanti, perché è qualcosa che poi le impediscono di andare verso ciò che desidera. Quindi si tratta di fare un lavoro sulle proprie credenze e di agire in una maniera diversa rispetto al solito, quindi vedere anche le cose da una prospettiva che è differente, perché altrimenti quello che succede è che si perdono delle opportunità, quando invece bisogna dare nascita e sviluppo a delle idee che si hanno, oppure semplicemente a ciò che si desidera fare in una circostanza. Qualcosa potrebbe inoltre avere a che fare con una gravidanza, c'è cioè una sorta di stagnazione, specialmente per le persone che vogliono avere figli, o c'è qualcosa che deve essere programmato, pianificato, che concerne una gravidanza, perché c'è una situazione che sembra essere ferma. L'energia femminile durante questa settimana deve avere il coraggio di entrare nel
pieno del suo potere e di mettere a tacere eventuali insicurezze oppure voci negative guardando le cose da una prospettiva che è obiettiva e soprattutto di essere determinata nel perseguire quello che lei vuole manifestare, ma c'è bisogno di avere più sicurezza in se stessi. Alcune energie femminili cercano di essere forti nei confronti di una persona che ha un segno d'aria, acquario, gemelli oppure bilancia, e che reputano essere manipolativa. Se non è un segno d'aria, è qualcuno che appare essere freddo dal punto di vista emotivo e che l'energia femminile giudica essere manipolativo. Adesso vediamo che cos'è che l'energia maschile penserà questa settimana. Che cos'è che l'energia maschile penserà? A cosa penserà l'energia maschile? Abbiamo i 5 di bastoni in quella posizione con il diavolo. L'energia maschile, quando penserà ad alcune situazioni, vede soprattutto le complicazioni, però al tempo stesso cerca di superarle. Se ci sono energie maschili che si vogliono riavvicinare presso una persona, si rendono conto che in quella situazione ci sono delle difficoltà, che le cose non sono proprio semplici, perché la faccenda è complicata. Però la dipendenza che loro hanno verso quella persona o il fatto di voler ottenere qualcosa da lei sembra spingere l'energia maschile a voler superare queste complicazioni. Ci sono inoltre energie maschili che potrebbero essere un po' arrabbiate nei confronti di qualcuno, potrebbero sentirsi anche in conflitto a livello mentale riguardo una questione. E ci potrebbero pensare in una maniera che è ossessiva. Vediamo che cos'è che l'energia maschile proverà questa settimana. Che cos'è che l'energia maschile proverà? C'è la carta del 9 di denari e la carta del carro. Allora, se questo riguarda questioni economiche, io vedo che l'energia maschile si sente in un'energia che ha benessere, che è indipendente, che ha tutto quello che le serve praticamente, quindi avverte un'energia di progresso, di sviluppo. A livello di rapporti, l'energia maschile sembra essere indipendente durante questa settimana e si potrebbe muovere soprattutto da sola, quindi senza altre persone. Adesso vediamo che cos'è che l'energia maschile vorrebbe comunicare. Ho soltanto questo mazzo con me, quindi utilizzerò questo. C'è la carta che dice: mi manchi. E poi ti amo. Quindi l'energia maschile questa settimana sente emozioni forti nei confronti di qualcuno, sente la nostalgia, la mancanza ed è una persona che amano, comunque una persona a cui vogliono bene, perché poi dipende dal tipo di rapporto. Quindi la nostalgia potrebbe essere forte. Potrebbero vedere spesso le foto di una persona. Adesso vediamo quale sarà il risultato delle azioni per l'energia maschile durante questa settimana. Quale sarà il risultato delle azioni per l'energia maschile? C'è la carta del mondo, re di spade, 7 di coppe e 10 di spade. Emerge innanzitutto un segno d'aria, acquario, gemelli, bilancia, che sembra essere molto significativo durante questa settimana. Ci sono delle energie maschili che stanno contemplando di chiudere qualcosa? Si potrebbero sentire feriti oppure colpiti alle spalle da qualcuno e non sanno perché? Sono confusi? Alcune energie maschili potrebbero tenere le opzioni aperte per quanto riguarda i rapporti e tradire qualcuno? Andiamo a chiarire. Vediamo perché c'è 7 di coppe. Perché c'è il 7 di coppe per l'energia maschile? C'è la carta del 9 di spade, asso di denari e 3 di denari. No, a mio avviso questa è una persona che ci vuole riprovare. Si stressa perché vorrebbe far funzionare le cose. Sto cercando di andare un pochettino a tentativi per capire quale approccio oppure che cosa, insomma, possa favorire questo nuovo inizio ed una collaborazione con una persona. Quindi si chiedono come possono riprendere una persona e si stressano di questo. Le energie maschili che sono single potrebbero valutare diverse scelte ed opzioni, però non sanno quale di queste sia quella che effettivamente funzioni, cioè quale rapporto possa poi svilupparsi. Se questo ha a che fare con il lavoro, l'energia maschile sta cercando di valutare quale opportunità scegliere, qual è quella che possa funzionare, soltanto che si stressa al riguardo, oppure con chi collaborare, eccetera. Adesso vediamo perché c'è il re di spade. Perché c'è il re di spade, c'è la carta del carro.
E c'è la carta del diavolo. Innanzitutto questa è una persona che è in movimento ed è qualcuno che si potrebbe avvicinare durante questa settimana, però si presenta con un'energia che è tossica. In alcuni casi questa è una persona che è manipolativa, quindi si potrebbero ripresentare persone tossiche. In alcuni casi c'è una distanza con questa persona. Potrebbe essere un segno d'aria, Acquario, Gemelli, Bilancia, vedo anche il Cancro oppure il Capricorno. Un'altra cosa che emerge è che l'energia maschile potrebbe ossessionarsi circa l'idea di andare da qualche parte oppure di fare uno spostamento, si potrebbe ossessionare per quanto riguarda un mezzo di trasporto che forse vuole acquistare o non so che cosa, però c'è una sorta di ossessione che emerge. Vediamo perché c'è il 10 di spade, c'è la carta del 4 di bastoni e c'è la carta dell'otto di spade. Allora, le energie maschili che si sentono intrappolate in rapporti che non funzionano potrebbero valutare l'idea di chiuderli oppure di tradire, semplicemente. Un'altra cosa che emerge è che una persona si potrebbe riavvicinare per poi essere bloccata sui social media e questa cosa le farà male perché l'avverte come una sorta di attacco e di tradimento. Ci sono energie maschili che hanno paura di incontrare o di stare con una persona a causa di pensieri che sono limitanti oppure a causa di insicurezze e quindi si comportano in una maniera che va a ferire l'altra persona. Però alla base di tutto ci sono queste insicurezze. Abbiamo visto prima che c'era la carta del mondo sul fondo del mazzo, quindi voglio andare a chiarire anche quello. Allora, perché c'è la carta del mondo? C'è la papessa e c'è la morte. Quindi questa è sicuramente una chiusura che emerge. I DM forse se lo sentivano pure. Qualcuno potrebbe decidere anche di fare silenzio nei loro confronti. Mi riferisco soprattutto alle persone che si fanno risentire. Dopo aver fatto un casino, non hanno sensi di colpa per quello che hanno combinato in passato e l'altra persona però non li riceve bene a quanto pare. Ci sono energie maschili che potrebbero mettere fine ad un silenzio, però quel che penso è che l'altra persona non li accetti. Adesso vediamo per l'energia femminile. Allora, che cos'è che l'energia femminile penserà durante questa settimana? Che cos'è che l'energia femminile penserà? Il 7 di coppe? E poi c'è la carta del mago. L'energia femminile si trova di fronte a diverse scelte o sta valutando numerose opzioni in un contesto e sta cercando di capire che cos'è che lei vuole far accadere, cosa vuole manifestare. Ci sono energie femminili che potrebbero essere indecise su come vestirsi a determinati appuntamenti che sono significativi durante questa settimana oppure eventi. L'obiettivo è quello di ottenere una specifica reazione, quindi vogliono vestirsi in una maniera che sembra essere un po' persuasiva. Alcune energie femminili potrebbero inoltre essere confuse circa una persona o una situazione, specialmente se hanno a che fare con qualcuno che è manipolativo. Quindi non capiscono se questa persona dica la verità oppure meno. Le energie femminili che sono loro stesse manipolative potrebbero cercare di capire che cosa fare per poter ottenere una specifica reazione da parte di qualcuno. Adesso vediamo che cos'è che l'energia femminile proverà questa settimana. Cosa proverà l'energia femminile durante questa settimana? C'è la carta dell'otto di spade, poi abbiamo otto di bastoni e sei di bastoni, entrambi in una posizione un po' orizzontale. Ci saranno delle cose positive che si verificheranno durante questa settimana perché vedo che ci sono delle situazioni in cui lei avvertirà un senso di vittoria, di contentezza, di successo. Ci potrebbero essere delle comunicazioni in particolare che sono positive. Però al tempo stesso c'è qualcosa che non convince l'energia femminile, oppure lei si sente bloccata a causa di insicurezze. Ci sono energie femminili che potrebbero avere un po' di paure ad esporsi, specialmente a livello di comunicazione. Adesso vediamo che cos'è che l'energia femminile vorrebbe comunicare questa settimana, cosa vorrebbe dire. Ho un'ossessione per te, quindi l'energia femminile vorrebbe pensare in maniera ossessiva a qualcosa oppure a qualcuno. Voglio controllarti, c'è una voglia di controllare una persona oppure di manipolarla in alcuni casi, oppure controllare una situazione, avere tutto sotto controllo. E poi voglio aggiustare le cose tra noi. Quindi c'è una persona con la quale l'energia femminile vorrebbe aggiustare le cose. Non per forza ha a che fare con l'amore e non penso che si tratti della persona
che è manipolativa, però non lo posso escludere per alcune persone. Adesso vediamo quale sarà il risultato delle azioni per l'energia femminile durante questa settimana. C'è la carta del folle e c'è la carta degli amanti. Quindi l'energia femminile sembra lanciarsi verso qualcosa che la fa sentire in una posizione di disagio, è qualcosa di diverso. Si può trattare di più cose che lei farà questa settimana che sembrano essere un po' rischiose perché non si sa poi come andranno. E ci sono energie femminili che si lanciano verso nuovi rapporti. Ho però la percezione che qualcuno si avvicina e verrà rifiutato. Quindi questo si può riferire ad un'altra persona a cui l'energia femminile si apre, perché vedo che ci sono nuove opportunità dopo delle chiusure, dopo qualcosa che ha fatto male. La stessa energia femminile potrebbe ferire una persona che si avvicina questa settimana. Allora andiamo a chiarire, vediamo perché c'è folle, perché c'è folle per l'energia femminile. Interessante. Abbiamo i fante di bastoni con il re di spade e il sette di spade. Allora, quello che emerge è che una persona si potrebbe far avanti, questo segno d'aria in particolare, a meno che non sia una persona molto fredda dal punto di vista emotivo, e l'energia femminile decide di fregarsene, di fare completamente silenzio nei confronti di questa persona e di evitarla. Io però non posso escludere che alcune persone decidano di lanciarsi verso questa persona, pur sapendo di essere ingannevole, disonesta. Nonostante questa persona sia scomparsa in precedenza, per cui dipende insomma dal caso individuale, io però penso che la maggioranza delle persone potrebbero decidere di evitare questa persona che si avvicina. Inoltre, l'energia femminile durante questa settimana potrebbe dire le cose in una maniera molto onesta, quando prima invece mentiva oppure era più ipocrita, quindi decide di buttarsi e di dire le cose in una maniera molto chiara, specialmente a livello di comunicazione. Vediamo perché c'è la carta degli amanti. Perché c'è la carta degli amanti per l'energia femminile? C'è la carta del cavaliere di bastoni, cavaliere di spade e carro, quindi ci sono ancora una volta diversi cavalieri, diverse persone che si avvicinano durante questa settimana. Inoltre vedo che l'energia femminile sembra cogliere delle opportunità che si presentano e lo fa alla svelta. Si può trattare di opportunità che coinvolgono spostamenti, c'è la possibilità di andare da qualche parte, l'energia femminile lo fa. Potrebbe indicare che lei vuole procedere a fare qualcosa e si lancia verso quell'opportunità. Se questo ha a che fare con un rapporto, vedo che si lancia verso lo stesso. Quindi c'è un movimento che viene fatto, è una settimana di movimento a quanto pare. Poiché entrambe le energie sono presenti a livello individuale, l'energia femminile rappresenta la sfera emotiva. Durante questa settimana si chiude un ciclo ed è importante sfidare quelle che sono alcune credenze che si hanno e vedere le cose da una prospettiva che è obiettiva, sulla base di quello che si è imparato. In alcuni casi bisogna sfidare quello che dice la società e vedere le cose in una maniera diversa, avere il coraggio di fare cose che sono ribelli. In effetti vedo che questa energia di ribellione è presente a livello emotivo. Per quanto riguarda l'azione che è rappresentata dall'energia maschile, bisogna entrare nel pieno del proprio potere. Alcune cose potrebbero essere esposte durante questa settimana, qualcuno che era in silenzio si potrebbe fare risentire. Dei segreti vengono rivelati, però non posso escludere che qualcuno tenda a nascondere ancora qualcosa. A livello di azione, durante questa settimana si vogliono incontrare delle persone, ci si vuole divertire, si vuole superare un dolore e dei sensi di colpa. Ci sono delle persone che si vogliono riconciliare con le altre perché adesso non soffrono più per quello che è successo, quindi sono pronte a riconnettersi con quelle persone. Nei casi più gravi sono persone che non hanno sensi di colpa per quello che hanno fatto in passato, ma si vogliono riconnettere uguale. Bisogna cercare di essere obiettivi in alcune situazioni, fare delle scelte che sono obiettive e chiudere qualcosa che non è più in allineamento con sé. Inoltre, se qualcuno ferisce, bisogna cercare di vedere le cose in una maniera obiettiva e fare dettagli laddove è necessario. Però la percezione è che una persona si farà risentire, non importa in quale ambito, però potrebbe ricevere il rifiuto mentre si va verso qualcos'altro oppure verso una nuova persona. Vi ringrazio per aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!